Allora, buongiorno, senatore Francesco Bravo. Oggi è il 27 gennaio 2022, giornata della memoria, una memoria che pensa, ma una memoria che va rinnovata in quanto è fondamentale, l'esempio, della storia per poter, migliorare. In questo momento la ringraziamo per essere diciamo, con noi in questa giornata. Passo la parola alla dirigente Rosanna Lippo per salutare il suo intervento. Senatore, buongiorno. Voglio innanzitutto ringraziarla per il tempo che è riuscita a dedicarci in un momento storico così particolare. Lei fra poche ore parteciperà ad un evento istituzionale di misura importanza per il nostro paese e vorrei partire proprio da questo evento per strappare una promessa. Quando tutto sarà finito, quando il nuovo Presidente della Repubblica sarà eletto, io la invito a tornare a trovarci e a raccontare ai nostri ragazzi l'esperienza che lei ha vissuto e le fasi, anche le procedure che hanno portato gli elettori alla nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Ci possiamo contare? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per l'invito, per questa opportunità di scambiare qualche riflessione con voi, con la straordinaria dirigenza, docenza e il corpo dei discenti, i ragazzi che vedo tutti ordinati ed attenti in questo momento così significativo, in questa giornata così significativa. Mi dispiace non essere in presenza, ma la promessa è chiaramente valida per esserci. Anche perché sto sempre nel territorio, cerco di essere quanto più vicino, soprattutto alle principali agenzie educative, e voi incarnate perfettamente un baluardo educativo attraverso l'intera comunità educante, l'intera comunità scolastica. Quindi davvero ringrazio la dirigente, ringrazio la docente Floriana Nappici per la proficua interlocuzione che va avanti da tempo sotto il profilo dell'impegno civico a 360 gradi, non solo dal punto di vista didattico, ma anche squisitamente sociale, culturale, perché ci tengo a rappresentare ai ragazzi a cui mi rivolgo, opero dal punto di vista professionale nel territorio, faccio l'avvocato, quindi sono un difensore dei diritti dei cittadini, ma abbiamo la necessità in questa fase di custodirli questi diritti. Vi è una necessità impellente di custodia dei diritti fondamentali, così come compressi, compromessi, non solo da questo momento storico e buio, da questa pandemia che ha alterato e ha sovvertito i nostri principi costituzionali. Penso al vostro primario principio in questo momento, che è il diritto allo studio. Anche questa trasmissione telematica è un po' una limitazione. Ne avete avuto ben conoscenza attraverso la didattica a distanza, con tutto il grandissimo impegno del vostro corpo docente, ma comunque abbiamo vissuto, cioè, e viviamo questo momento difficile. Purtroppo questa mattina ho chiesto di anticipare, ho chiesto varie cortesie a voi, ho chiesto, cioè, di fare il collegamento da remoto perché siamo. Abbiamo in corso la votazione per l'elezione del Capo dello Stato, come sapete bene. Questa mattina iniziamo con la quarta votazione, sperando di addivenire presto ad una soluzione condivisa, autorevole, di alto profilo, perché parliamo non di una istituzione di parte, ma parliamo di un'istituzione su cui ci soffermeremo e raccolgo gli spunti della dirigente sul valore delle principali istituzioni nel nostro paese. Rappresenta, deve rappresentare un garante della nostra Carta Costituzionale, del nostro baluardo, della nostra Bibbia in cui sono raccolti i principi fondamentali del nostro vivere civile. Per cui ci auguriamo davvero nel giro di poche ore di addivenire ad una soluzione che poi potrà consentire al nostro paese di andare avanti, perché da lì poi
vi è tutta una declinazione istituzionale. Ho chiesto... Sì, prego. Siamo certi che farà un lavoro straordinario per la sua sensibilità e la sua competenza. È vero che la distanza a volte ci priva dell'emozione del tipo, però questa volta è lei che ci dà un privilegio speciale, quello di entrare in Senato in un momento della storia così importante. Per i ragazzi questo è ancora più importante, perché con lei, attraverso lei, hanno, diciamo, la possibilità di vivere la cittadinanza attiva, perché il ruolo del Presidente sarà molto determinante, ma grazie al supporto che tutto il Parlamento mi darà. Quindi grazie per questo contributo preziosissimo di oggi, perché è un momento di concentrazione per tutti voi molto importante, e dare spazio ai ragazzi in una scuola significa veramente essere davvero straordinario. E noi, perché vivo nel territorio, presente. Io la verità, ho visto anche la sua scheda in Senato. Se fosse un alunno sarebbe più dirigente, sempre presente, interviene sempre. E ho visto tutti gli interventi che ha fatto, che sono poi vari, su vari temi, quindi ci sarebbe da fare davvero tantissimo, da fare tante domande. Però, insomma, ci teniamo ad ascoltarla, perché oltre a essere membro della seconda commissione permanente di giustizia, lei è anche componente della commissione, quella straordinaria per il contesto dei fenomeni del razzismo, antisemitismo e di qualunque istigazione all'odio e alla violenza. È una cosa davvero unica, eccezionale, perché è dal cuore proprio dello studio del fenomeno storico, che si traduce poi, diciamo, in disegno di legge e legge. Quindi siamo veramente onorati di averla con noi. Grazie ancora. Si tratta di una commissione che non ha precedenti nella storia del nostro Parlamento, e in linea con l'impegno sul tema dei diritti e sulla giustizia da rappresentante della Commissione Giustizia, ma anche della Commissione Bicamerale Antimafia. Questa volta abbiamo deciso, unitamente alla senatrice a vita Liliana Segre, che questa mattina, dopo dovrò raggiungere perché è in corso un momento di commemorazione nel luogo romano della deportazione dei 1000 ebrei, su cui magari ci riserveremo, quando sarà possibile, di ritornarci insieme per dare contezza ai ragazzi dei luoghi delle ingiustizie, perché parlare di giustizia significa anche e soprattutto parlare delle ingiustizie. E con la giornata della memoria 2022, cosa ricordiamo oggi? Attraverso questi eventi, queste iniziative, ricordiamo probabilmente la più grande delle ingiustizie di tutti i tempi, la più grande delle discriminazioni di tutti i tempi, per il sol fatto di essere un presunto diverso di razza ebrea, e per una come dire, rappresentazione incredibilmente particolare, votata allo sterminio di una razza diversa. Per cui è la giornata del ricordo, non del ricordo di una vittima, che pur ha una dignità, perché la dignità è di ciascuno, sia in vita che in morte, ma parliamo dei milioni di vittime di uno dei più grandi genocidi della storia. E è importante quindi ripercorrere questa storia, il senso di questa giornata, quando è stata istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in Italia questa giornata, perché è importante ricordare, e quali le iniziative, a partire da quella parlamentare, perché l'istituzione di questa commissione con la senatrice Segre, di cui io faccio parte, che sta conducendo un'indagine conoscitiva, perché forse ancora non è chiaro appieno, anche sotto il profilo normativo, il concetto e la definizione di crimine d'odio, di linguaggio d'odio, di discorsi d'odio, perché da quell'evento tragico l'intera evoluzione o involuzione dei diritti è andata verso un odio crescente,
tant'è che questa commissione ha preso le mosse dal tema dell'antisemitismo, del contrasto al razzismo, ma si è allargata ad una indagine conoscitiva reale, vera, per meglio conoscere ogni forma di intolleranza. Pensiamo al cosiddetto hate speech, questo linguaggio dell'odio così diffuso nell'epoca del web che i ragazzi oggi in collegamento sicuramente avranno avuto modo di tastare con il loro approccio facile al mondo digitale, rappresentando voi ragazzi una nuova generazione di nativi cosiddetti digitali che impone una sfida alla comunità educante, anche scolastica, non solo connessa all'educazione civica, ma connessa all'educazione digitale, perché il problema non è il web, non è il mondo del web, ma è come lo si usa e quale approccio si ha, perché spesso e troppo spesso le azioni sono virtuali sul digitale, ma le conseguenze sono quasi sempre reali, in un moto perpetuo e continuo H24. Per cui è un dato significativo che sta venendo fuori. In questa commissione, e con la senatrice Segre, abbiamo inteso anche di audire non solo i rappresentanti europei, penso al segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, al von der Leyen, alle associazioni che si occupano di discorsi d'odio, anche a livello territoriale, ma soprattutto le piattaforme telematiche, penso a Google, Facebook, Twitter e gli altri attori protagonisti, loro o nostro malgrado, di questo fenomeno che nel corso del tempo, per questo vi è necessità di fare memoria, hanno necessità di individuare non solo dei codici interni, ma un quadro ordinamentale sia di carattere europeo, sia di carattere nazionale, perché noi abbiamo dei vulnus, delle criticità in un non esatto inquadramento del tema legato all'odio. Per cui è un tema su cui ci soffermeremo anche in qualche altra occasione insieme. Ma cosa è successo? Sì. Scusa, a questo proposito la dirigente teneva a fare una domanda appunto su un argomento che a noi impatte, cioè state lei praticamente ha già risposto a quello che volevo chiedere. Oggi è il 27 gennaio, la giornata della memoria. Il 10 febbraio ci sarà la giornata del ricordo, sono due facce di una stessa medaglia. E mi soffermavo a pensare che la materia in cui è fatta questa medaglia va poi sottolineata nella giornata del 7 febbraio, nella giornata del bullismo e del cyberbullismo, che potrebbe essere giustamente da considerarsi come la radice di questo odio, di questo, questi sentimenti negativi che partono spesso anche dai gruppi, dai ragazzi, che poi maturano in età adulta e hanno poi le conseguenze che conosciamo. E credo che questo fenomeno sia cresciuto dopo con la pandemia, con il isolamento sociale, questo rapporto che i giovani hanno accentuato con lo strumento, come lei diceva giustamente, con il digitale, credo che abbia amplificato il fenomeno. Lei come in parte mi ha già risposto, insomma, ma come pensa che si possa trovare una strada di contenimento? Ma sicuramente bullismo, cyberbullismo, educazione alla legalità, educazione ambientale, conoscenze e rispetto delle istituzioni, coesione sociale, sono tutti temi che non possono e non devono essere affrontati soltanto dal punto di vista repressivo. Noi lavoriamo tantissimo sulle norme, il Parlamento ha una produzione, ma anche il nostro quadro ordinamentale ha una produzione normativa, codicistica talmente ampia, talmente compiuta, che non vi è quasi nulla che non è normato, regolamentato e sanzionato. Ma come vediamo, tutto quello che è il nostro quadro legislativo non è deterrente rispetto a quello che accade, che leggiamo nelle cronache pressoché quotidianamente, sugli organi di stampa, su giornali, TV.
vediamo continuamente episodi di danni, danneggiamenti, lesioni, malversazioni, soprattutto che vengono da parte cioè, di tantissimi giovani, non solo nel nostro territorio, ma ormai il fenomeno è diffuso anche a livello nazionale. Il tema quindi è strettamente culturale e sociale, di qui il cambio del raggio di azione che va proprio verso di voi e il vostro ruolo unitamente all'altra agenzia primaria educativa che è il mondo della famiglia, un istituto quello della famiglia sicuramente valoriale e con una carica di significato enorme per quello che ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà, ma che chiaramente negli ultimi tempi ha subito una serie di scossoni dal punto di vista della tenuta della struttura e della coesione, per cui abbiamo necessità anche di fronte a dei report che sono agghiaccianti, che pongono davvero delle criticità enormi. Citavamo il dato relativo all'educazione digitale, ma vi è da lavorare soprattutto in giovane età con i ragazzi sull'educazione ambientale, sull'educazione sanitaria, sull'educazione alla salute. Quando vediamo che i report ci danno degli abusi e degli episodi di alcolismo, di fumo in percentuali elevate, anche in giovanissimi, questo è un allarme che deve portare ciascuno di noi a, come dire, ad assumersi un obbligo morale quanto più forte e sostenuto di intervento. Perché di reprimere non ne possiamo più, perché abbiamo già da questo punto di vista il quadro chiaro, definito e con un impegno non solo delle forze dell'ordine ma anche della magistratura e del tema dell'esecuzione della pena è importante, perché vi è comunque un procedimento chiaro che è attuato ed è governato ampiamente. Il tema è puramente culturale e sociale, per cui vi è necessità di parlarne sempre più e sempre meglio, soprattutto rispetto a questo dato digitale che può portare a degli scostamenti rispetto ai canoni ordinari. E quindi a partire dal tema della giornata della memoria che viene celebrata in questa data perché 76 anni fa le truppe sovietiche dell'Armata Rossa abbattevano i cancelli di Auschwitz, rivelavano al mondo per la prima volta la realtà di questo genocidio nell'intero suo orrore. Si trovarono 7.000 sopravvissuti, ma anche corpi di morti, abiti, scarpe, tonnellate di capelli, strumenti di tortura e di morte. In base ad una definizione che è venuta fuori soprattutto a livello internazionale e poi europeo, l'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche o edifici utilizzati per il culto. Questo è un punto di partenza su cui sicuramente vi siete soffermati, ma intorno al quale vi è tutta una serie di pregiudizi diffusi, di derisioni, ma anche una sorta di piramide dell'odio che è stata articolata da un osservatorio presso il nostro Ministero dell'Interno, l'OSCAD, che vi invito a verificare anche sui siti istituzionali, perché descrive analiticamente le varie forme di pregiudizio, di odio, che partono da questo dato, come vi dicevo, ma nel nostro paese abbiamo avuto modo di verificare una declinazione davvero imponente, perché parliamo di genocidio in primis, ma scendere si va verso la violenza verso le persone, le minacce, le aggressioni, gli stupri, il terrorismo, le discriminazioni. Discriminazione non è soltanto un rifiuto, un rigetto del diverso per il colore della pelle, per la razza, per la religione. È discriminazione anche velata, è discriminazione sul lavoro, nello studio, molestie,
che si conclamano spesso attraverso atti ostili, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, tutti temi che il nostro ordinamento tutela, ma evidentemente vi è ancora molto da lavorare. E quindi comportamenti basati sul pregiudizio, tanti ragazzi come voi, e i report degli istituti competenti, penso all'istituto Toniolo che ha più volte relazionato sul punto, vi invito a leggere gli ultimi report, fanno riferimento ad una percentuale altissima di ragazzi e di giovani come voi che pensano che, ad esempio, il mondo del web è adoperato o è adoperabile soltanto per la denigrazione, per l'insulto, per la ridicolarizzazione. È un qualcosa di talmente distorto che quando ho letto stentavo a crederlo, ma tanti pensano che purtroppo è così. Perché avere pregiudizio non è solo il pregiudizio che noi oggi, in questa giornata così significativa, evidenziamo verso l'odio nei confronti degli ebrei, verso lo sterminio che vi è stato. È un pregiudizio sottile che noi viviamo nelle nostre vite. Quando escludiamo socialmente un nostro amico, un nostro vicino, il nostro vicino di banco, soltanto perché vive un momento critico, ha una difficoltà, ha una malattia, peggio ancora, ha una qualsiasi criticità. Quando raccontiamo anche storielle sminuenti rispetto ad una difficoltà che può essere anche rappresentata da un momento passeggero, come spesso capita, della vita, della crescita, del percorso evolutivo e di crescita di tanti ragazzi come voi. Quando noi sminuiamo, denigriamo, esponiamo al pubblico ludibrio anche una sorta di cosa minima, come può apparire una piccola problematica di carattere fisico, un neo, il fatto di essere magro, di essere grasso, di avere i capelli lunghi, corti, il raggio di azione del comportamento basato sul pregiudizio è diventato talmente ampio e si è arricchito di un vocabolario definito hate speech, discriminatorio, talmente significativo che impone davvero un alert in noi tutti impegnati nell'educazione. Tempo fa, sì, prego. In questi giorni con le ragazze abbiamo discusso a lungo, ovviamente, sia del valore della giornata della memoria, sia proprio tutto questo patrimonio che ci viene trasferito dalla storia. Abbiamo riflettuto sulle parole di cui parlava e ci sembrava che le parole più dure, aspre, potessero essere legate in un momento particolare. Anche alcune leggi di cui sicuramente ci vergogniamo, le leggi razziali, sembra essere confinate in quel periodo storico della Seconda Guerra Mondiale. Invece, come lei sta dicendo, abbiamo riflettuto che proprio il vocabolario delle parole di odio si riverbera sui social in maniera veramente come fosse una cassa di risonanza. E questa cosa ci preoccupa perché è molto più semplice, non si sa perché, assimilare parole forti, aspre da parte dei ragazzi piuttosto che contrastare le parole forti con le parole d'amore. Noi abbiamo costruito, grazie per la sensibilità della nostra gente, un percorso di educazione civica improntato alle parole d'amore in contrasto con quelle dell'odio. E ci siamo ispirati anche tanto al discorso che il Parlamento europeo ha pronunciato la senatrice Diana Segre. Poi, a proposito di questo, quando ora abbiamo, ovviamente noi possiamo produrre le settimane, no? Per noi le settimane hanno sempre un grande valore. Quindi per lei, senatore, e per la senatrice Diana Segre, abbiamo preparato dei messaggi. Noi abbiamo le farfalle gialle ispirate alle farfalle gialle di Teresina, il messaggio di speranza che lei ha dato a tutti i giovani, cioè di essere farfalle che volano oltre il filo spinato. Quindi i ragazzi gli hanno scritto delle frasi, hanno ricevuto il messaggio
e l'hanno inviato. Quindi desiderano incontrare lei perché sanno del suo impegno, del suo ruolo, della sua grande dedizione a questi temi. E vorrebbero che queste parole poi arrivassero anche alla senatrice Cecilia. Bisogna, posso proseguire o ho capito che bisogna leggere qualcosa? No, no, questi poi avremo modo di leggere. Va bene, grazie. No, questo denota la grande sensibilità vostra, dell'istituto scolastico, dei ragazzi e di un lavoro preparatorio importante che non può e non deve fermarsi con questa giornata. Soprattutto per non vanificare il senso di questa giornata che, ricordiamolo, è stata istituita con una legge apposita, la 211 del 2000, che vi invito a verificare, che, attraverso la quale la Repubblica Italiana riconosce questa giornata, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, come giorno della memoria, al fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro anche, che anche nei campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e al rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Le leggi razziali che sono state evocate e anche il manifesto che voi avete sapientemente preparato fa un cenno alle leggi giuste, ponendo già in quel manifesto, in quella frase, un interrogativo anche abbastanza chiaro, per certi versi anche inquietante. Cioè, una legge come può essere ingiusta? La legge regola, la legge deve normare, deve regolamentare le nostre vite. E avete inquadrato appieno in quella breve frase che mi ha colpito non poco il dubbio che si è ingenerato nella redazione di quel bel e significativo manifesto. Pensate che la legge del 5 settembre del 1938 ha introdotto in Italia, nel nostro paese, che è un paese noto per essere la culla del diritto, della democrazia, provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista, tra i quali l'espulsione degli insegnanti di razza ebraica. Cioè, oggi pensate voi ragazzi che non potreste avere, rispetto a quella assurda previsione, nemmeno un insegnante di una presunta razza diversa, tra i quali, tra i vari divieti, il divieto di iscrizione a scuole di qualsiasi ordine e grado per gli studenti ebrei, per cui una preclusione netta anche del diritto allo studio. E pensate ai diritti su cui ci siamo intrattenuti. Questa pandemia poi ci ha fatto venire in mente sempre più le conquiste che noi abbiamo raggiunto e le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, perché anche nel bilanciamento e nell'equilibrio tra diritti in questa difficile fase normativa, anche per me, bilanciare quotidianamente il diritto alla salute con l'emergenza sanitaria ed epidemiologica, con il diritto allo studio, con il diritto al lavoro, con il diritto alla libertà di iniziativa economica, tutti questi che vi sto citando sono tutti articoli della nostra Costituzione che sono stati via via compressi l'uno piuttosto che l'altro. Perché vedete, quando ci si trova davanti ad una crisi, talvolta i diritti possono retrocedere, ma noi stiamo tenendo bene il nostro assetto nonostante le difficoltà enormi quotidiane che dobbiamo affrontare. Ma l'applicazione di tale norma, la legge razziale, e di altre successive che hanno riguardato persone di diversa età, dato vita a persecuzioni che sono culminate poi nella deportazione, questi eventi hanno inciso fortemente sulla nostra cultura nazionale. Non dobbiamo dimenticarlo, perché troppo spesso si tende a dimenticare, a rimuovere quello che è stato anche un evento nefasto del passato. Rientra anche nella fisiologia, no? Dimenticare il passato e soprattutto la fase più critica, ma in questo caso non abbiamo l'obbligo di non farlo.
tutto questo ha alimentato forme remote di prevenzione, ma anche pregiudizio, e ha lasciato tracce che si prolungano fino ad oggi. Pensate che un'intera generazione di giovani come voi, tra gli anni 1938 e 1945, che non è un'epoca talmente lontana dal 2022, quindi abbiate cura di ricordare questa vicinanza di date. È stata di fatto quindi un'intera generazione in quegli anni, 1938, 39, 40. Sicuramente avete, ragazzi, dei riferimenti in famiglia, i vostri nonni, i vostri zii, i vostri... avete sicuramente dei parenti di quel periodo a cui potete chiedere come sono stati di fatto educati al razzismo e all'antisemitismo nella scuola pubblica. Rispetto a delle leggi che erano orientate, non a caso venivano definite razziali in tal senso. Ma al di là di questo specifico riferimento agli eventi di questa fase della nostra storia, è possibile riprendere temi connessi sia al periodo di riferimento sia alla contemporaneità, perché vedete soltanto in queste brevi battute che in questa breve riflessione questa mattina stiamo facendo, quante connessioni ci sono con la contemporaneità. Quanti elementi comuni e quante sfide per una democrazia che non dobbiamo dare per scontata, perché una volta avuto il nostro baluardo costituzionale, il nostro assetto costituzionale, noi diciamo basta, è finita, stiamo bene come stiamo, ma la sfida della democrazia è proprio quella di regolare la convivenza di sensibilità diverse, perché quelle sensibilità che oggi chiamiamo diverse possono essere dei fari, delle spie per degli elementi critici che arrivano poi a degli elementi di rottura. Per cui la cultura, la tradizione, l'elaborazione del passato e la memoria di questa giornata del 27 di gennaio si configurano come giusto che sia e come i docenti che oggi hanno giustamente incamminato voi e portato voi il vostro percorso verso materie di confronto e talvolta anche di conflitto per la definizione di progetti tra modelli educativi e modelli comportamentali. Anche perché noi abbiamo una necessità di salvaguardare i nostri principi in Italia, ma la Shoah e il genocidio e i crimini razziali sono riferiti ad ampio raggio. Penso a voi ragazzi che avrete sicuramente un percorso europeo. Oggi parliamo ad un istituto di San Vitaliano Scisciano, ma è la cifra di quello che sta accadendo e quello che rappresenta questo istituto nell'area della provincia di Napoli, mi permetto di dire dell'intera area metropolitana di Napoli, ma è la cifra di quello che accade anche nell'intero Mezzogiorno, con tanti ragazzi come voi che si formano, si forgiano con le vostre famiglie, con i vostri docenti, ma che avranno sicuramente una proiezione nazionale, una proiezione, perché no, europea. E questa idea delle discriminazioni e dell'annientamento del popolo ebraico si è sviluppata in Europa, nel continente dell'illuminismo, che sicuramente avete ben presente, e quindi dei valori della libertà, dell'uguaglianza, della fratellanza, dell'autodeterminazione dei popoli, cioè nel continente che ascrive a sé i valori fondamentali della democrazia. La Shoah è avvenuta nel contesto storico della crescita dei fascismi, ma anche della Seconda Guerra Mondiale. In molte regioni dell'Europa è stata affiancata dal genocidio dei Rom, della deportazione, dell'uccisione degli oppositori politici, dei programmi di eliminazione dei disabili. Questo è un dato inaccettabile e incredibile rispetto ad un percorso chiaro di partecipazione, di inclusione e di progetto di vita, di cui anche ad una recente legge delega sulle disabilità che ha incluso fortemente in un progetto inclusivo i nostri disabili, che non devono essere ritenuti tali o del tutto oggetto di una cultura che anche il nostro pontefice definisce cultura dello scarto, che è inaccettabile rispetto ai nostri principi.
Senatore, sì, prego. Noi speriamo, ecco, di poter approfondire sempre di più, ma proprio in merito a quello che diceva, e anche proprio alla dimensione, al valore della legge, la dimensione storica, che non è lontana da noi, noi abbiamo ovviamente cerchiamo di contribuire. E lei sa che abbiamo aderito al Parlamento della Legalità Internazionale e insieme ad altre agenzie culturali cerchiamo di coinvolgere i ragazzi su esperienze attive. Abbiamo due ambasciatori nella nostra scuola che ha due sedi e vorremmo che loro, ecco, porgessero a lei una domanda. Quindi se le fa piacere passiamo la parola all'ambasciatrice Alessia Fama e all'ambasciatore Alfredo Salerno. Alessia. Buongiorno senatore Francesco Milano, sono l'ambasciatrice delle emozioni Alessia Fama e vorrei porre una domanda. Il suo compito nella professione è molto importante. Alessia, scusami, non ti avvicinarti dal vicino. Non ti sentiamo. Un altro poco. Ok. Buongiorno ambasciatore, buongiorno senatore Francesco Caro, sono l'ambasciatrice delle emozioni Alessia Fama e vorrei porre una domanda. Il suo compito nelle comunicazioni è particolarmente importante. Per questo, qual è stato il Sì, allora ho sentito a tratti, chiedo scusa, cioè, mi sembra di aver percepito questo, c'è cioè una diciamo interessante domanda rispetto ad un impegno parlamentare, quindi di produzione normativa, e rispetto ad un a quale disegno di legge, a quale proposta di legge mi avrebbe reso particolarmente orgoglioso nell'impegno. Mi sembra di aver capito questo, scusatemi se ho perché ho sentito a tratti. Allora provo a rispondere a questa sollecitazione che viene da una studentessa che si vede ha un'attenzione con la sua classe anche ai temi delle istituzioni, legati al ruolo delle istituzioni. Io, come vi dicevo, vengo dal mondo del diritto. La mia vita e la mia opera professionale è votata alla difesa dei diritti dei cittadini. Io penso che uno dei temi che mi ha reso più orgoglioso e diciamo felice di poter dare un contributo è quello di rendere giustizia ai torti, alle malefatte, al contrasto ad ogni forma di illegalità, ma anche ad ogni forma di discriminazione, che poi è il tema odierno, in un tempo congruo, perché troppo spesso la giustizia è, come dire, differita per una serie di criticità legate ad un disagio, a sottodimensionamenti degli organici, anche lì dei magistrati, degli amministrativi, degli impegni delle forze dell'ordine che pure vi sono. Non è possibile subire un torto oggi e avere giustizia fra 10 anni. Questo è un tema su cui mi sono battuto e speso con dei provvedimenti e degli atti direttamente diciamo volti a questa problematica, a quella del fattore tempo. Per me la giustizia deve esserci sempre, deve essere pronta, deve essere un bene comune e deve essere di pronta e rapida soluzione. Grazie per questa importante domanda. Grazie a lei. E abbiamo l'altro ambasciatore. Sono Alfredo, buongiorno a tutti, buongiorno senatore Uraro, sono Alfredo Salemi della prima A
di Ciciano Modo Beethoven, e io volevo farvi questa domanda. L'ultima notizia di ieri, ha preso il telegiornale, è l'ennesimo caso di razzismo. I linguaggi dell'odio trovano ancora spazio, purtroppo, nella realtà. Cosa farete ancora per tutelarci e cosa dovremmo fare noi ragazzi per noi? Grazie. L'ultimo caso di ieri, penso si riferisca al caso avvenuto a Venturina, degli sputi e botte al ragazzino perché è ebreo. È un caso che ha colpito non poco, ma quello che ha colpito è non solo le lacrime del papà, le lacrime del papà nel vedere il figlio che cercava di togliersi gli sputi di dosso. Perché a quanto pare questo bimbo ha subito degli sputi e delle frasi discriminatorie soltanto perché è ebreo, degli sputi sul suo giacchetto. E quello che colpisce è che innanzitutto c'è il papà, ben ha fatto a denunciare, perché la denuncia rappresenta uno dei principali punti di partenza per evidenziare, sanzionare e punire determinati comportamenti penalmente rilevanti, ma soprattutto inaccettabili. Ma quello che ha colpito e quello che trasferisco a voi ragazzi è il tema dell'indifferenza, il muro di indifferenza che si è costruito intorno a questi sputi, a queste denigrazioni, intorno a questo bimbo, perché nessuno lo ha difeso in quel parco, a quanto pare. Se voi vedete, e sono certo che lo farete, discriminare un vostro compagno di classe, un vostro amico, una qualsiasi persona, anche non amica, è importante non lasciare la cosa andare così, perché così deve andare, non voglio avere problemi. Noi dobbiamo contrastare questo, dobbiamo contrastare questa cultura che si è radicata del mi faccio i fatti miei e dell'indifferenza, perché nella premessa della denuncia di questo padre, non chiamo nemmeno coraggioso, di questo padre come dire, turbato fortemente nell'animo da questo dato, è che nessuno lo ha difeso in quel parco. Lui ha esordito con i carabinieri nella denuncia con questa frase: dice, io denuncio, ma denuncio soprattutto l'indifferenza, al di là della denuncia delle persone fisiche. La denuncia in quel momento è andata all'intero sistema sociale, culturale, di tanti altri che magari hanno visto, e soprattutto al dato che non sarebbe arrivato poi nessun messaggio di scuse, perché ci può anche stare che in un momento di ilarità qualcuno sfori, ma si renda conto poi di aver sforato dal proprio equilibrio e chieda scusa. Invece noi dobbiamo contrastare proprio questo, la freddezza, la carenza di umanità e la difficoltà. Pensate adesso a questo bambino, che un ragazzo come voi che è andato a casa per togliersi gli sputi dalla propria giacca. Mettetevi un attimo nei propri panni, per quale colpa, per il fatto di essere ebreo, e quale colpa è? Prego. Buongiorno, serato. Volevo fare un'affermazione sul vostro discorso, che praticamente quando uno non è in grado di rispondere e non ha le forze per farlo, dobbiamo intervenire. Noi non dobbiamo essere indifferenti verso gli altri, perché noi possiamo pensare che è successo a lui, a noi non succederà, ma può succedere anche a noi. In quel momento, se non abbiamo una persona a fianco, potrebbe essere anche grave. Poi volevo aggiungere anche una domanda. Io ho visto l'intervista che hanno fatto a Liliana Segre al Parlamento e volevo capire per lei cosa significasse andare un passo alla volta verso la liberazione, una gamba dopo l'altra. Sì, grazie. Chiaramente sono delle legittime domande, anche preoccupazioni, nel momento in cui bisogna proporre una denuncia, bisogna evidenziare un dato. Voi dovete ricordare che non sarete mai soli, perché avete comunque un sistema protettivo che vi tutela. Pensate alle vostre famiglie, alle vostre scuole, a cui potete rivolgervi,
avete degli insegnanti che oggi vi hanno consentito di fare questa riflessione così importante, e a loro che dovete pensare anche di riferire eventuali comportamenti e atti discriminatori ai vostri genitori e ai vostri parenti, alle istituzioni che vi tutelano, vi proteggono e vi circondano bonariamente. Un passo alla volta, riferito alla senatrice Liliana Segre, è un po' la cifra del suo percorso. Noi sappiamo che non possiamo risolvere una condizione e una incrostazione, no? Che si è creata nel corso del tempo, ma pian piano, attraverso un percorso di costruzione sociale, di costruzione umana e di elaborazione dei principi e dei diritti, riusciamo a coprire quel passo che può sembrare un passo lento, ma io sono certo che la forza del diritto, delle leggi e della democrazia alla fine vincerà. Purtroppo lo Stato, devo dire, che non ha ancora vinto, perché prendo atto che ci sono ancora tante difficoltà. Sono certo che vincerà, ma non ha ancora vinto. Senatore, se lei continuerà, siamo certi che vincerà. Se lei continuerà questo lavoro insieme a tanti che come lei credono nel valore del diritto, noi abbiamo riflettuto tanto, per cui siamo anche diciamo grati a lei per aver colto le sfumature del tema che abbiamo scelto, perché nella giornata della memoria io e tutti quanti noi ci siamo resi conto che primo sentimento che abbiamo è l'imbarazzo di raccontare un crimine tale. L'abbiamo visto fare a tanti esperti cronisti, ma l'imbarazzo è tale, soprattutto nei confronti dei ragazzi, dei minori, perché le immagini e il linguaggio sono terribili, cioè non fanno parte quasi della dimensione umana, come ha più volte detto anche la senatrice Liliana Segre sulla propria pelle, esempio di questa testimonianza dolore. Però la cosa che ci spinge ad andare avanti è il valore della legge. Dicevamo proprio questo: ci sono leggi che fanno vergognare l'umanità, ma ci sono leggi che ci fanno inorgoglire. E se persone come lei guardano alla realtà per tentare di definire da un disegno di legge a una legge che tuteli ogni diritto, tuteli più deboli, allora, quello è il riflesso di un progresso sociale e culturale. Quello che spaventa noi è quando voi in commissione dovete lavorare su un nuovo reato da configurare, un reato che può essere quello delle parole d'odio di violenza su social, piuttosto che un nuovo reato che nasce nella dimensione giovanile. Questo ci turba profondamente, perché il nostro ruolo di educatori deve contribuire in tal senso a creare una società diversa, a preoccuparci dei deboli piuttosto che preoccuparci di consegnare un reato nuovo, quindi un nuovo criminale crea un nuovo reato, un po' come successe al processo di Norimberga, c'era il crimine di guerra ma non c'era il crimine contro l'umanità, e noi ci auguriamo di contribuire, ma ringraziamo, siamo grati quello che fate per dare, insomma, una possibilità di Grazie, grazie ancora. Per concludere, ci tenevo a ricordare c'è qualche parola di un evento che è stato ripreso anche di recente e che sono certo condiviso sia dalla dirigente che dai docenti. E sono le parole del professore Pietro Carmina tra le vittime del crollo di Ravanusa, che avete sicuramente evidenziato alla vostra comunità scolastica. Lì c'è un passaggio in cui si rivolge ai giovani che sono certo sarà stato fatto proprio dalla dirigente e dai docenti. Era una lettera che il professore Carmina aveva scritto qualche giorno prima di andare in pensione, qualche giorno prima del crollo in cui purtroppo lui è scomparso. Rivolgendosi ai ragazzi, lui diceva: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi, per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi, infilatevi dentro, sporcatevi le mani, ma mordetela la vita, non adattatevi, impegnatevi
non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche quelle più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, ma siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti, quindi il tema dell'indifferenza di cui abbiamo parlato, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare, non state tutto il santo giorno incollati a cazzeggiare con l'iPhone. Leggete, invece viaggiate, siate curiosi. Queste sono delle parole di un preside, di un docente illuminato che purtroppo ha perso la vita, ma che si impongono in questa giornata della memoria e in questa somma dei diritti che con i vostri straordinari docenti questa mattina, seppur in un'ora, abbiamo rappresentato. Grazie davvero. Senatore, grazie a lei. Noi le auguriamo buon lavoro, perché quello che mi attende è davvero tanto importante e siamo grati per averci portato in Senato con lei in questa giornata. Ringrazio tutti i colleghi che hanno contribuito perché questo giorno potesse essere possibile e passo la parola alla ricorrente. Io mi associo al ringraziamento della professoressa Natti, la ringrazio a modo mio personale, a nome di tutti i docenti, di tutti gli alunni, per il tempo che è riuscito a dedicarci in un momento, sottolineo ancora così importante, lei ha la fortuna di scrivere in questo momento un nuovo capitolo della storia politica, non solo della nostra nazione, e vi auguriamo di lavorare con serenità e con la serenità necessaria a fare delle scelte che siano poi importanti per tutto il Paese. Ci auguriamo, come lei ha sottolineato la frase che è scritta nel nostro manifesto, ci auguriamo che lei insieme ai suoi colleghi possa scrivere tanti racconti d'amore e di rispetto, tante leggi che siano giuste e capaci di far crescere la nostra società in amore e in rispetto, perché sono le due, diciamo, sono le due delle parole che possono aiutare veramente la società a essere migliore, a combattere l'odio che è alla base di tanta distruzione che è in mondo. Rinnovo l'invito, aspettiamo a scuola, aspettiamo affinché ci possa raccontare quello che sta succedendo in questi giorni a Roma e ci possa raccontare anche quelle che sono state le sue sensazioni, i suoi sentimenti, le sue esperienze in questo momento. La ringrazio. Grazie a voi, sarò quanto prima nel vostro istituto per salutarvi e per discutere di persona. Buona giornata.